Buonasera a tutti, è un grande piacere per il Centro Italiano di Egittologia Giuseppe Botti ospitare l'edizione 2021 del Premio Contardo Ferrini. Il Premio Contardo Ferrini è un premio al quale come centro siamo molto legati, perché la nostra vicepresidente ne è ideatrice e promotrice. E l'anno scorso ha visto come beneficiario del premio proprio il direttore del Museo Egizio di Torino. Quindi è davvero per noi una grande gioia. Ci dispiace non poter accogliere Monsignor Frisina a Domodossola presso i locali del centro, ma speriamo che questo inverno passi presto e nella prossima primavera estate di poterlo accogliere presso i locali del CIEB. Grazie davvero. Sono Carolina De Antoni, la realizzatrice del premio Beato Contardo Ferrini, che come negli ultimi anni mi è stato commissionato dal gruppo francescano, dalla signora Gerta Liperi, della città di Verbania. Rappresenta la vetrata di una chiesa in chiave moderna e astratta, che è metafora di limpidezza e di purezza dell'animo. Noi sappiamo che il cuore del Beato Contardo è conservato nella chiesa di Suna di Verbania. Questa vetrata rappresenta esattamente il suo cuore qua nella parte centrale e che ha un'esplosione verso gli altri, verso il prossimo, verso il creato, con tutto un chiaroscuro di luci, di forme e di colori. Ed è stato eseguito secondo il metodo tradizionale che io ho imparato in tantissimi anni, tramandato dalla mia famiglia e con gli studi a Torino. Innumerevoli sono i restauri che ho eseguito con la soprintendenza dei beni artistici e storici del Piemonte, fra i quali ricordiamo la Madonna delle Grazie, l'antichissima vetrata conservata nella chiesa di Madonna di Campagna di Pallanza di Verbania. Premio Beato Contardo Ferrini per questo 2021, ormai al termine, è stato assegnato a Monsignor Marco Frisina. L'Ordine Francescano Secolare del Piemonte e di Verbania hanno convenuto che fosse la persona che meglio interpreta quest'anno l'anima e l'idea del premio. Straordinario autore, ha saputo accompagnare l'ascoltatore ad una lettura di pagine indimenticabili musicali con una precisa narrazione. Ogni opera contiene in sé il senso, l'emozione, la profondità del personaggio o vicenda cui è ispirata. Come non ricordare la gioiosa e geniale semplicità del motivo principale di Preferisco il Paradiso, opera ispirata a San Filippo Neri, interpretato da uno straordinario e mai dimentico Gigi Proietti. Ma anche lo Shema Israel, in Mosè, interpretato dal premio Oscar Ben Kingsley. I brani contenuti nei Colossal Abramo, Mosè, Giuseppe, solo per citarne alcuni, hanno avuto, visto la sua missione sacerdotale, una lettura profonda dal contesto in cui le vicende si sono svolte al messaggio contenuto in esse. Per i francescani come noi sono indimenticabili le colonne sonore di Sant'Antonio da Padova,
di Chiara e Francesco. E non sono da meno i brani composti per le giornate mondiali della gioventù indette da San Giovanni Paolo II. Il primo santo, credo a memoria d'uomo, ad avere una musica che ne ha accompagnato nel cuore dei fedeli i passi salienti della sua santificazione con il canto Jesus Christ, You Are My Life. Non si può dimenticare che accanto a questa vasta produzione c'è un attento compositore che sa spaziare dal canto popolare senza comunque rinunciare mai alla sacralità liturgica alla musica del musical La Divina Commedia, fino a giungere alle radici di ogni compositore colto, la musica classica, e in particolare alle forme musicali di oratorio. Ecco, il premio Beato Contardo Ferrini quest'anno è stato assegnato ad un divulgatore della buona notizia su Pentagramma, perché se è vero, come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte, sicuramente dai più vicini e ai più lontani della Chiesa. Un pensiero buono o una preghiera, senza saperlo, ascoltando la sua musica, l'avranno fatta. Siamo a Roma, collegati con Monsignor Marco Frisina, quest'anno insignito del premio Contardo Ferrini, e facciamo un saluto agli amici che sono al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, dove il CIEB, il Centro Italiano di Egittologia Giuseppe Botti, ha il centro. E intanto ringraziamo Monsignor Marco Frisina per la sua opera, per il suo ministero e per questo meraviglioso lavoro di bellezza e di evangelizzazione. Volevo fare delle domande per questa occasione. La pandemia ha fatto emergere quanto l'essere umano ha bisogno di umanità, cultura e arte. Qual è la sua riflessione su questo aspetto? La cultura è ciò che l'uomo vive, sperimenta, comunica, e quindi è importante, è importantissimo perché è vitale. Se un uomo che senza cultura, l'uomo ritorna, degredisce, ritorna a uno stato primitivo, perché non avendo più la capacità di capire ciò che vive e di comunicare ciò che vive, e si impoverisce fino a morire. E quindi nella pandemia abbiamo tutti sofferto della impossibilità di comunicare, per esempio, di stare insieme, di camminare. Cultura non è erudizione, cultura è vita, è la vita che si comunica, è la vita che si sperimenta e che si partecipa proprio anche stando insieme. E quindi speriamo, ecco, di poter riprendere alla grande tutte le nostre attività culturali e anche di imparare da questa esperienza quanto è importante questo cammino. Grazie. Il Beato Contardo Ferrini e il Beato Antonio Rosmini sono stati due intellettuali oltre che santi. Allora provocatoriamente chiediamo, la cultura ha ancora bisogno di Dio? Senza Dio la cultura è morta, perché è l'uomo che muore senza Dio. Per cui Dio è fondamentale all'uomo perché gli dà la sua dimensione vera, reale. Perché essere creatura per l'uomo non è un handicap, no, è una gloria, perché proprio essendo creatura che l'uomo è uguale a Dio, perché è immagine e somiglianza sua, riesce a vivere in pienezza le cose belle che lo circondano, a vivere in pienezza i suoi sentimenti, le sue idee, e anche a comunicarle così come si deve comunicarle, attraverso quella cosa di cui è fatto l'uomo, che è l'amore. Cultura e amore sono la stessa cosa, come Dio è amore.
Il Beato Contardo Ferrini, la sua, diciamo, specificità, uno che è un poeta, due è il fondatore del diritto romano, tre è un alpinista, uno scalatore. Queste tre immagini, come le commenterebbe? Beh, il fatto che sia un alpinista rivela che era una persona che voleva salire, salire, ossia voleva arrampicarsi, anche faticare, ma per salire. Quindi è un'immagine molto bella dell'impegno di una persona che nel suo sport vedeva il riflesso anche del suo impegno culturale, essendo appunto un uomo di cultura, da una parte giurista, scrittore. Insomma, le persone sono una cosa sola, no? Quindi nelle loro diversità a volte sono sfaccettature di uno stesso diamante. E allora è bello pensare che un uomo di cultura possa essere anche umanamente ricco in questa maniera, e quindi credo che dovremmo prendere esempio da lui per poter allargare sempre di più il nostro orizzonte umano, spirituale e culturale. Lei ha composto le magnifiche colonne sonore dei Colossus, Mosè, Giuseppe e Abramo, per citarne solo alcune. Siamo, come ordine francescano secolare, ospitati da un centro di ricerca archeologica egittologa. Cosa ne pensa dello studio delle civiltà antiche? Noi veniamo sempre dai nostri padri, dalla civiltà precedente. E, anzi, io direi attenzione a dimenticarle, come per esempio non solo il mondo dell'Oriente antico, come l'Egitto o Babilonia o la Persia, ma anche quello più vicino a noi, il mondo greco-latino. Dimenticare le proprie radici culturali, e questo vale anche per il cristianesimo, è una sciocchezza, è una testimonianza di stoltezza, ecco. Perché la civiltà egiziana, come quella babilonese, per esempio, sono basilari per comprendere la scrittura, la Bibbia, così come quella ebraica per capire non solo l'Antico, ma anche il Nuovo Testamento. E senza il mondo greco-latino, come capiremmo la nostra civiltà occidentale? E oggi che va di moda un po' dimenticarsi delle proprie radici culturali, la diversità delle culture che oggi, per grazia di Dio, è a disposizione di tutti. Pensate, no? Possiamo accedere alle culture cinesi o africane o, ecco, orientali o musulmana come cristiana, eccetera. Ecco, la grandezza non è equiparare tutte le culture in una sorta di limbo delle culture. No, è apprezzarne la diversità, perché Dio ama la diversità. Guai all'uomo che omologa ogni cosa, come faceva Nimrod a Babele, che voleva che tutti parlassero la stessa lingua, tutti facessero parte di una stessa nazione, tutti fossero una sola cosa, una specie di brodo così indistinto, ma perché lui potesse governare su tutti. Questo era il progetto di Nimrod, collatore di Babele. Ecco, la Pentecoste, ognuno invece sente parlare gli apostoli nella propria lingua. Questa è la bellezza. Ognuno deve sentir parlare Dio nella propria cultura. Ognuno deve poter apprezzare Gesù nella propria cultura. E la differenza delle culture è un arricchimento per tutti, perché sapere di più dell'Egitto, come sapere di più dell'Islam o sapere di più della Cina, ci rende più uomini, più aperti e anche più cristiani. Questa è una cosa che noi non dobbiamo dimenticare, almeno noi cristiani. Non dobbiamo dimenticare che per essere cristiani bisogna saper avere un cuore aperto a tutti. Solo così sapremo essere come Gesù. Il centro di egittologia Giuseppe Botti, che ha molte similitudini, somiglianze al nostro beato Contardo Ferrini. Lei, che è stato raggiunto e insignito, le sarà consegnato in un momento successivo il premio al beato Contardo Ferrini. Quali sono le sue riflessioni, un pensiero su
su questo gesto, diciamo, del nostro centro? Innanzitutto un ringraziamento e un apprezzamento anche per il vostro lavoro. Ringrazio per aver pensato a me. Per me l'impegno è doppio, perché è pastorale e culturale insieme, ma per me è la stessa cosa. Essere prete per me è sempre stato impegnarsi a diffondere quello che è l'Evangelion veramente, ossia la bella notizia di Cristo, che è dire agli uomini quanta bellezza Dio riversa su di loro, quanto amore. Per cui tutto ciò che è bello, che è giusto, che è vero, merita lode, come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, deve essere oggetto di nostra attenzione. Quindi so che per voi è così, per me è un impegno anche come prete, e quindi vi ringrazio di questo premio ed è uno stimolo a continuare a vivere in questa direzione il mio ministero e la mia vita. Grazie, Monsignor Frisina.